Perché educare alla responsabilità? Perché sono convinta che i bambini, oltre che ad imparare, possano anche dare tantissimo, possono essere tranquillamente i cittadini di oggi e non solo i cittadini di domani. In che senso? Capri ha bisogno anche di loro, ha bisogno di formare i suoi bambini, ma anche di vederli attivi protagonisti sul suo territorio. Capri può avere dei bambini che possono dare e fare qualcosa. E mi riferisco a tutti i bambini, perché ogni bambino, con la giusta guida, con i giusti operatori, professionisti e professionali, possano tranquillamente dare qualcosa. Ci sono problemi, ci sono difficoltà, sappiamo benissimo, noi mamme sappiamo che ci possono essere dei bambini che possono avere difficoltà e sembrerebbe difficile integrarli? Assolutamente no, io non credo assolutamente. Con le persone competenti, ogni bambino, anche se con ritmi calibrati, può offrire, può dare qualcosa. Bene, faccio qualche esempio. Io ho parlato nel mio progetto di un centro attivo. Beh, che cos'è un centro attivo? Una ludoteca? Credo qualcosa in più. È un luogo da cui il bambino può attingere iniziative da portare poi sul territorio. Ad esempio, sempre con operatori professionisti, può imparare la storia caprese, siamo d'accordo, può imparare l'architettura, ma può portarla anche lui stesso sul territorio, spiegando ai suoi coetanei e elaborando dei progetti in cui possa diventare il bambino guida turistica per un bambino turista, possa guidare la sua famiglia, i suoi genitori, spiegare loro Capri cosa ha di bello, Capri cosa può offrire come bellezze architettoniche e paesaggistiche. Dunque, essere una piccola guida, sì, come anche è piaciuta tanto l'iniziativa della Adotta una panchina, cosa significa? Beh, significa che un bel percorso potrebbe essere quello di arte, in cui un bambino può fare cosa? Può imparare a dipingere, ok, lo portiamo sul territorio in che modo? Decorando le panchine che si trovano sulle nostre strade. Essere responsabili e partecipi, perché un bambino che è responsabile sul proprio territorio può dare qualcosa, può rendere anche più bella la nostra isola. Ovviamente il discorso dell'Adotta una panchina è uno dei più semplici, però è solamente per fare un esempio, per far capire come quindi un bambino può diventare protagonista, così come anche conoscendo la flora caprese, ad esempio, può diventare responsabile dell'aiuola presente vicino a casa sua, quindi avere la cura del proprio territorio. E questo, ripeto e ribadisco, perché il punto a cui credo di più, a cui tengo particolarmente, ogni bambino con la giusta guida, con i ritmi calibrati, può fare questo. Credo molto nel mio lavoro, io ci credo a questo progetto e credo veramente che un bambino possa diventare responsabile della sua vita, così come anche della vita dei suoi vicini. Grazie.